Mettiamo caso che si ammala qualcuno a te caro, magari è una situazione vera, ma ammettiamo che non lo è, per carità. Cosa chiedi a Dio? La salute. Certo, la salute, che direi che ci sta tutto, soprattutto se una malattia è grave. La salute è la cosa più importante. Il problema è che si pensa che per vivere una bella vita bisogna stare bene anzitutto fisicamente. Se non c'è la salute. Poi però incontri una persona allettata, magari che non muove né gambe né braccia, ma che con gli occhi ti sorride e ti fa capire quanto la salute è relativa. Ma allora, se la salute è così relativa, qual è la cosa veramente importante? E ce lo insegna uno dei 10 lebbrosi che ha incontrato Gesù, perché quel giorno Gesù quei lebbrosi li ha guariti tutti e 10, dicendo di andare dal sacerdote per mostrare l'avvenuta guarigione. Solo che, una volta guariti, non se lo sono calcolato di striscio a Gesù, tranne uno che è tornato indietro. Si è prostrato ai suoi piedi, lo ha ringraziato. Beh, diciamo che Gesù ci è rimasto un po' male, che su 10 uno solo è tornato a ringraziarlo. Ma perché ci è rimasto male? Doveva essere contento che erano guariti, no? E invece ci è rimasto male perché non hanno capito che sì, la salute è tanto, ma non è tutto. E quel tutto Gesù lo darà a quello che è tornato indietro dicendogli: la tua fede ti ha salvato. Perché ciò che conta veramente è la salvezza, non la salute. In altre parole, non so cosa chiediamo a Dio ogni volta che abbiamo qualche problema fisico, psichico, motorio, ma so che anche se Dio ci sarebbe tutto inutile se non tornassimo a lui, perché con la salute si sta anche bene in questa vita, ma con la salvezza si sta bene in questa vita e nell'altra.